filanti e saporite. Se come me ami i carciofi e vuoi sempre sperimentare ricette diverse, devi assolutamente provare queste polpettine croccanti. Sono perfette per una cena in compagnia oppure per un bel aperitivo. Prima di tutto però dobbiamo iniziare a pulire i carciofi. Ah, per non sporcarti le mani puoi utilizzare dei guanti o bagnartele spesso con del succo di limone. Rimuovi le foglie esterne che sono più coriacee. Con un coltello a sega taglia l'estremità iniziale superiore, poi sbuccia il gambo e accorcialo leggermente. A questo punto taglia in quarti e se presente rimuovi la barba. In pratica è una peluria spinosa che in bocca è molto fastidiosa. E man mano che li pulisci, inseriscili in una ciotola con dell'acqua fredda e del limone, in modo da non farli annerire. A questo punto, dopo aver pulito tutti i carciofi, prendi una pentola, riempila d'acqua, salala leggermente e porta a bollore. Dopodiché inserisci i carciofi e cuocili per circa 15-20 minuti, devono diventare morbidi. Nel mentre prendi del pane raffermo, togli la crosta superficiale e poi dalla mollica ricava tanti cubetti. Quando i carciofi saranno belli morbidi, scolali ed inseriscili in un mixer. Aziona il motore e frullali per bene, ottenendo una crema. Poi inserisci la mollica di pane, l'uovo, il formaggio grattugiato, il sale, il pepe e un po' di aglio. Frulla ancora per qualche minuto fino ad ottenere un composto omogeneo. Poi trasferisci il composto in una ciotola e mescolalo con del prezzemolo tritato. Ah, un trucco in più, se vuoi delle polpettine ancora più morbide, aggiungi una patata bollita. Fatto questo, prendi il formaggio che più ti piace, io ad esempio ho scelto l'asiago perché è molto gustoso, e taglialo a cubetti, ci serviranno poi per metterli nelle polpette. Se ti piace però puoi anche utilizzare la scamorza o la mozzarella. Riprendi il composto di carciofi, preleva circa 20 g di impasto e allargalo fra le mani. Al centro inserisci i cubetti di formaggio e richiudi per bene. Continua così fino a finire tutto il composto. In una ciotola sbatti due uova con un pizzico di sale e mescolale bene. Poi prendi le polpette, passale prima nella farina, poi nell'uovo ed infine nel pan grattato. In questo semplice modo otterrai una bella crosticina croccante e asciutta. Una volta impanate tutte le polpette, friggili in una pentola con dell'olio di semi altoleico a circa 180 gradi per circa 2 o 3 minuti. Quest'olio si chiama così perché è arricchito con l'acido oleico, che incide sul livello di resistenza dell'olio e innalza così il punto di fumo senza farlo bruciare velocemente. E per una frittura perfetta, testa sempre la temperatura dell'olio. Puoi farlo con un semplice stuzzicadenti, inserendolo nell'olio e guardandolo se forma tante bollicine, oppure versare una pallina di impasto e vedere se inizia a friggere. È importante che l'olio non sia troppo caldo, altrimenti rischi che si dorino troppo velocemente all'esterno e il formaggio all'interno non fili. Ma neanche che non sia a temperatura, perché questi sono uno dei due motivi per cui le polpette vengono sempre impregnate d'olio. Se non vuoi friggere le polpette, puoi anche cuocerle in forno ventilato, a 200 gradi per circa 20 minuti, comunque fin quando non diventano belle dorate, anche se fritte sono più buone, eh? A questo punto scola le polpette su carta assorbente, salale leggermente e servile belle calde. Vedrai quanto fileranno con il cuore caldo al formaggio. Saranno irresistibili. Queste crocchette sono davvero squisite. Prova a farle anche tu. Alla prossima!